Buonasera a tutti. Stasera andiamo a vedere un altro argomento che mi è stato richiesto, in questo caso particolare, da Michele, che saluto, che è sempre tanto carino e gentile, molto attivo anche qua nei commenti e tramite Facebook. Allora, stasera andiamo a parlare di qual è il percorso che lo strumentario contaminato deve fare. Rieccoci, allora stavamo dicendo quindi che in questo video andiamo a vedere il percorso dello strumentario che deve seguire per essere riqualificato. Prima cosa in assoluto, quindi parliamo di riordino post-operatività. Bisogna andare a far eseguire la raccolta, quindi andare a prendere quegli strumenti che devono essere poi riqualificati. Ma qual è il primo vero passaggio che si fa dal momento in cui c'è stata la raccolta? Quindi adesso andiamo a fare un elenco di quello che sono tutti i vari passaggi da effettuare. Quindi, effettuata la raccolta, mi raccomando con i guanti antitaglio, proprio per evitare il problema di rischio biologico, si vanno a prendere gli strumenti da decontaminare e vengono messi nella vaschetta decontaminante. Diamo per scontato che la primissima cosa che potenzialmente può essere più pericolosa, cioè tutti i pungenti taglienti, siano ovviamente già stati eliminati dal dottore. Quindi, eliminati loro, che in teoria sono assolutamente e anche in pratica la prima cosa, ci occupiamo degli strumenti da riqualificare, che appunto vanno messi, dopo la raccolta, all'interno della vasca decontaminante. Chiaramente tutto ciò che può essere decontaminato e quindi poi può essere riutilizzato. Poi dopo si passa a una seconda fase che è un risciacquo, che potrebbe essere manuale ovviamente, oppure qualora ci si avvalga di macchine, per esempio tipo la multisteril, inevitabilmente il passaggio di prima, quindi la decontaminazione e anche il risciacquo vengono fatti da questa macchina. Quindi noi parliamo in generale di tutti i passaggi, diciamo così, manuali, senza avere magari possibilità di avere la multisteril, anche se effettivamente le o similari agevolano tantissimo il lavoro. Quindi ricapitoliamo. Decontaminazione, un risciacquo e una detersione, che anche qui può essere fatta in base poi alle normative regionali rispetto a quello che è una detersione in ultrasuoni oppure manuali, quindi con delle netta strumenti. Poi c'è un eventuale risciacquo ancora proprio per togliere tutto quello che è stato utilizzato durante la fase di detersione, soprattutto in ultrasuoni, quindi si elimina il liquido degli ultrasuoni, un controllo. Questa parte è molto importante, quindi si guarda fisicamente che le varie strumentazioni che sono state utilizzate, i vari oggetti, siano effettivamente puliti, non siano rimasti per esempio residui di cemento, di composito o quant'altro. Poi l'eventuale manutenzione di ciò che deve essere controllato, per esempio le forbici di chirurgia, sapete benissimo che i dottori devono utilizzarle con due dita e anche con un tocco molto gentile, quindi se questa forbice inizia a diventare dura da aprire e da chiuderli, dobbiamo magari andare a lubrificarlo. Oppure tutto ciò che è curette, scaler, controllare che la lama sia ben affilata, eccetera. Oppure lo specchietto, se è graffiato, eventualmente andare a cambiare la testina. Quindi questo controllo generico della qualità, diciamo così, degli strumenti la facciamo in questa fase. Poi arriviamo con l'asciugatura che può essere fatta o con aria compressa o normalmente con dei panni monouso tipo Scottex industriale per capirci. Poi arriviamo all'imbustamento, alla tracciatura su ogni singola busta e alla sterilizzazione vera e propria. Se volete, fatemelo sapere qua sotto, possiamo poi andare ad approfondire un po' di più tutti questi vari passaggi che adesso ho solo semplicemente riassunto. Quindi se vi interessa, fatemelo sapere, parliamo e facciamo dei video dedicati a decontaminazione, quindi approfondiamo che cos'è, come deve avvenire, che regole ci sono e via via per tutti gli altri passaggi. Va bene? Io con questo vi ringrazio e vi auguro buona serata.